Mauro Teghillo, vicepresidente della sezione di Torino, ci troviamo oggi qui a Corio per il 95esimo delle Penne Nere Coriesi. La sezione di Torino è sempre presente per ognuna di queste feste che quest'anno sono veramente tante. Ciao, buongiorno a tutti. Cerchiamo di fare il possibile per essere da tutte le parti e cercare di accontentare tutti i gruppi. Magari non sempre è possibile avere il presidente o il vicepresidente, però cerchiamo di accontentare tutti. Oggi siamo qui a Corio per il 95esimo, una bellissima festa, la giornata ci assiste e nel mio discorso di prima, quando del mio saluto, ho ricordato come ci va tanta alpinità per queste cose e questa alpinità l'ho riscontrata anche facendo, percorrendo la sfilata. Ci sono posti, per chi non è di Corio, dove vengono intitolate le vie o alla Brigata Alpina Taurinense, o ai caduti senza croce, o ho visto anche i partigiani, insomma si cerca di ricordare e di tramandare il ricordo di queste persone, di questi eventi. Sergio Motta, sindaco di Corio, il gruppo Alpini 95 anni di storia e di tradizioni per il paese. Allora, sono orgoglioso di essere l'amministratore di un comune che, come molti altri, ha un'associazione Alpini, un gruppo all'interno che oggi compie i 95 anni, che è sicuramente un traguardo importante, soprattutto in un periodo in cui, complice anche la sospensione della leva obbligatoria, Alpini ce n'è sempre meno. Noi lavoriamo quotidianamente a contatto con loro come amministrazione comunale e sono, ripeto, orgoglioso di lavorare con loro, come in passato, come privato, ho collaborato con gli Alpini per il terremoto in Irpinia in altre occasioni, quindi tanti auguri agli Alpini perché possano raggiungere altri traguardi altrettanto importanti. Ecco qua, sono col capogruppo Giancarlo Bertellino per la festa del gruppo di Corio. Come vedi questa festa, come sta andando secondo il tuo punto di vista? Ti aspettavi tanta affluenza? Secondo il mio punto di vista sta andando molto bene. Ho visto un gran numero di vessilli e di partecipanti anche civili e questo mi ha fatto molto piacere. Vuol dire che la popolazione di Corio è affezionata al nostro gruppo che fa molto per il paese. Ho visto, dicevo prima, percorrendo il paese, tante vie intitolate alla Brigata Alpina Taurinense, ai caduti senza croce, ci siamo fermati al monumento degli Alpini, tutte cose belle, è una ricchezza che avete in paese. Come riuscite a mantenere queste cose? Riusciamo a mantenerla con molto impegno e dedizione. Più volte all'anno facciamo pulizia ai monumenti, mettiamo i fiori se mancano. Ci diamo da fare perché il paese sia sempre e i monumenti siano sempre in ordine per la popolazione che li possa ammirare.